Salve a tutti, oggi vorrei recensire una nuova marca Karma Vaping di Iron Vapers, questi aromi che li fa Massimiliano Guerrazio, va bene? Che è un maestro di dare pugni forti alle persone di Kung Fu, là, che specchio è, non lo so. Comunque, questo aroma che si chiama Capoeira Ice, vedete? Aroma composto da papaya, pan di Spagna e ghiaccio. Cioè, ora dimmi tu, papaya e pan di Spagna, eh? E che è? La torta di compleanno di un brasiliano, che cos'è? Papaya e pan di Spagna, ma vabbè, si può capire. Al limite, la torta con la frutta, va bene, questi frutti esotici. E il ghiaccio? Allora tu fai sta torta con la papaya, la metti nel fritz, va bene? La metti nel fritz, la esci dal fritz, e cosa che te diventa un ghiacciolo. Ci metti uno stecco, va bene, di legno e vai a passeggio con questa torta alla papaya. Guerrasio, cosa fai? Però, minchia, bello, sape. Cioè, non è. Allora, l'abbinamento di cose è veramente atroce. Papaya, pan di Spagna e ghiaccio. Allo svapo è uno di quei liquidi che dice, vabbè, questo sarà una fetenzia. Invece no. È anche piuttosto ghiacciato, e questo mi conforta perché a me piacciono i liquidi ghiacciati. Mi piacciono tabacchi e liquidi ghiacciati. Tabacchi aromatizzati, va bene, ok. Le creme da sole un po' meno. Dice, ma noi che ce ne frega? Niente, così per dire. Andiamo alla prova di svapo e le considerazioni finali. Scusate che drippo, che è 2 giorni che me lo sto svapando, sto coso assurdo, però bello, sape. Cioè, nel senso, non è uno di quei. Cioè, sono abbinamenti strani, però me lo sto svapando, perché non lo so perché, mi sta piacendo. Ho fatto 5 spire di Nichrome 80 su punta da 2,5. Ho messo il cotone, vabbè, tutti sti minchiate, cara. Resistenza 0,15 90 watt. Allora. Camorria. Il ghiaccio e la papaya li senti tutti e due, li senti belli puliti. Il pan di Spagna praticamente c'è quella piccola nota cremosa, chiamiamola così, di sotto, che tu dici, ma chi è? Di che stiamo parlando? E all'inizio dice, no, vabbè, scia aperta. Poi però, fatto sta che, quant'è? 20 ml se ne sono andati. Così. Io svapo di pormono solo la sera, ogni tanto, quindi non è che. Bello, sape. Complimenti, maestro Miyagi Guerrasio, come ti chiami? Pensavo fosse una gran pennata questo abbinamento di cose improbabili, invece me lo sto sbavando. Certo, però, papaya, pan di Spagna e ghiaccio. Ma vergognati!